Ciao a tutti e oggi parleremo di un'altra novità importantissima, ovvero quella che si può scannerizzare direttamente nelle note dei documenti. Infatti, in una nuova nota, togliendo appunto la tastiera, qui troviamo questo tastino qua a forma di matita. Infatti, cos'è che ci permette? Ci permetterà di disegnare. Inoltre abbiamo un tasto più. Questo tasto più cos'è che ci vede di fare? Una scansione di documenti, scatta foto, registrare video, questi qua c'erano già. Quello che ci interessa è la scansione di documenti. Infatti, attraverso questo sistema ci permetterà di scansionare documenti automaticamente, ovvero rileverà da solo il foglio, o manualmente. Dato che siamo nelle note, adesso siamo anche usciti, quindi ritorniamo dentro, vi faccio vedere la nuova tastiera di iOS 11, che per chi conosce già Playgrounds, che è appunto un software di Apple per programmare, è molto simile. Infatti, come si può vedere, abbiamo sopra i tasti funzione. In questo caso sono numeri oppure abbiamo delle lettere. Infatti, quando uno scrive, per esempio, ciao, ho sbagliato a scrivere, scusate, scriviamo ciao e scriviamo oggi e mettiamo 22. Basta scorrere verso il basso e viene giù il numero. Vedete, si possono scrivere o mettere le varie lettere che sono state scritte. Ora noi cancelliamo questa lettera qua. E vi porto a vedere un'altra importante novità che non posso farvi vedere perché non ho un codice QR, ma è che la fotocamera, se noi inquadriamo un codice QR, rileverà e ci indirizzerà direttamente a Safari. Queste sono le principali novità. Abbiamo delle novità anche nei messaggi, che ora non vi apro per motivi di privacy. E queste novità riguardano ovviamente estetica e soprattutto riguardano anche gli adesivi, i famosi sticker. E niente di che, appunto, questo nuovo iOS 11.